Buongiorno, alcuni argomenti di discussione interessanti. Ci sono tre macro categorie di argomenti che voglio portarvi oggi. Sono anche abbastanza diversi tra di loro, ma ovviamente hanno tutte un'unica linea comune, e cioè la Juventus. Direi di partire da quella che è stata una domanda che ieri mi è stata rivolta spesso nei commenti e riguarda il ricorso. Dato che Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, volete sapere un attimo le tempistiche? Beh, le tempistiche dovrebbero essere le seguenti. A quanto pare ci sarà un mese / un mese e mezzo. A livello di linea del tempo è stato indicato come il 1° aprile, il momento in cui ci sarà questa discussione tra Kinè o un suo delegato contro i Galli Juventini. Addirittura si parla di un dialogo, di un dibattito a porte aperte che verrà completato nell'arco di una giornata, anche se poi per l'esito finale potrebbero essere necessari più giorni. Io sapete come la penso, aspettiamo e vediamo che cosa succede, perché questo è l'ultimo grado di giudizio per quanto riguarda il filone legato alle plusvalenze, quindi si decide dentro fuori più o meno on off, 15 punti tolti, 15 punti riconsegnati. La Juventus in questo momento con 15 punti in più sarebbe seconda in solitaria all'interno della classifica di Serie A, alle spalle di un Napoli che ha super dominato il campionato. Lato Serie A, la Juventus probabilmente meriterebbe decisamente di più di quella che è la classifica che ha avuto. Lato Champions invece poi è un discorso a parte, ovviamente stiamo ragionando in ambito di giudizio sportivo alla stagione della Juventus. Tradotto, non c'è da esaltarsi eventualmente per un secondo posto, ma quello che è stato conquistato sul campo. Credo che la Juventus spetti di diritto, a maggior ragione all'interno di un giudizio, di un processo, quello del plusvalenze, che è sembrato dall'inizio alla fine voluto proprio a livello mediatico, anche fatto alla svelta. Quindi vediamo che cosa succede, vediamo quale sarà poi la decisione del CONI, a cui non si scapperà. Se ci verranno tolti 15 punti saremo contenti, se ci verranno lasciati 15 punti lo accetteremo, perché questo che va fatto significa che effettivamente la Juventus li ha meritati. Allo stesso tempo mi auguro che nel caso si attivino anche tutte le altre procure, come sta accadendo comunque, visto che ci sono altre squadre che potrebbero essere interessate da questo discorso legato alle plusvalenze, perché se si è sbagliato è giusto che si paghi, ma è giusto che si paghi tutti secondo dei criteri prestabiliti, e magari anche creando una legge ad hoc che vada a cercare di dare una norma sui trasferimenti, i valori dei trasferimenti dei giocatori, perché siamo all'interno di una dimensione grigia in cui il giusto e sbagliato si va a mischiare abbastanza spesso, dove non ci sono regole, perché è difficile avere delle regole, e il fatto che una squadra sia quotata in borsa e un'altra no non significa che possa avere due regolamenti sportivi differenti. Questa è proprio una cosa che secondo me non può esistere. Quindi aspettiamo, ci sediamo sulla riva del fiume e attendiamo il nostro destino. Però c'è una notizia positiva, perché la Juventus Next Gen questa sera scende in campo per la finale contro il Vicenza e si giocherà all'Allianz Stadium. Ovviamente stiamo parlando della finale di Coppa Italia Serie C, ci sarà un'andata e un ritorno, a differenza rispetto di quella normale della Serie A e della Serie B, dove c'è uno stadio neutro e si gioca la finale secca. Quindi il tipo di finale a cui siamo abituati a vedere nelle più grandi competizioni, come il finale mondiale, il finale europeo, il finale di Champions, il finale di Europa League. E della prima squadra, la Juventus, dovremmo andare a prestare alcuni giocatori che potranno quindi scendere in campo questa sera all'Allianz, come Sule e Iling, che sono candidati titolari proprio nella sfida d'andata contro il Vicenza. Si parla anche di Barrenechea, che l'altro giorno ha avuto la possibilità di esordire dal primo minuto proprio all'Allianz Stadium, quindi doppia partita magari nel giro di una settimana per Barrenechea. Vediamo se avrà recuperato correttamente, dato che comunque c'è stato un dispendio energetico importante, e se potrà scendere in campo. Si affrontano due squadre del girone A di Serie C, il Vicenza 29 partite disputate, 47 punti, quindi una squadra che punta alle parti alte della classifica, è quinta meno 4 dal primo posto, quindi stiamo parlando di una squadra sicuramente importante per la categoria. La Juventus è sempre in 29 partite, ha fatto 38 punti, è undicesima in classifica, quindi a meno 13 dal primo posto. Per intenderci, il Vicenza in Serie C ha collezionato, ha raccolto, ha dimostrato di più rispetto alla Juventus all'interno del campionato. La Juventus in finale arriva dopo la vittoria ai rigori contro il Foggia, squadra che ha numeri simili al Vicenza, ma che va inserita all'interno del girone C di Serie C.
quindi scusate la ripetizione, ma questo è, con, eravamo arrivati lì con la doppietta di Huijsen e la vittoria ai calci di rigore, Huijsen che comunque sarà regolarmente in campo, probabilmente questa sera, quindi un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi che sono bene o male il nostro lascia passare per il futuro, perché a maggior ragione in questo momento di incertezza il tifoso cosa fa? Deve aggrapparsi a qualcosa, e quel qualcosa sono ovviamente i ragazzi, dato che la Juventus con questo progetto legato alla Next Gen ha creato qualcosa che secondo me è un vanto. Io tutte le volte che parlo dei ragazzi che arrivano dalla Next Gen, parlo dei ragazzi che fanno l'esordio in prima squadra che vengono dal vivaio, parlo degli investimenti proprio dal punto di vista di creazione di questo serbatoio da cui poi andremo a tirare fuori i nostri nuovi giocatori, i giocatori che andranno poi a scrivere pagine importanti per la Juve di domani, anche senza necessità poi di intervenire sul mercato a prendere giocatori che possano ricoprire ruoli particolari. Sono sempre felice, sono sempre orgoglioso di quello che la Juventus ha costruito in questi anni, quindi forza ragazzi, questa sera si gioca alle 20:30 all'Allianz Stadium e sicuramente è qualcosa di molto positivo per dei ragazzi così giovani. Roma-Juve è dietro l'angolo, si gioca domenica sera e quindi dato che sì, stasera la Juve scende in campo, ma la Juve dei grandi, la Juventus tra virgolette vera, perché anche la Next Gen è una Juve vera, avrà da aspettare ancora qualche giorno prima di poter giocare questa partita, ma questa partita è già iniziata, eh? Io ve lo dico, questa partita è già iniziata. Mourinho è stato squalificato per 2 giornate, Serra è stato fermato per 1 turno, la Fijici ha già aperto un'inchiesta su quello che è accaduto e vorrà ascoltare i 2 protagonisti. Per intenderci, questa da quanto capito è stata la ricostruzione. Durante Cremonese-Roma c'è stato questo episodio in cui Mourinho era andato a chiedere informazioni all'arbitro Serra e c'è stato, che era il quarto uomo, c'è stato questo battibecco tra i due e Mourinho poi è stato espulso, allontanato dal campo di gioco. Mourinho in conferenza stampa post partita avrebbe detto: non voglio pensare che Serra mi abbia voluto cacciare perché domenica c'è Roma-Juve e lui è di Torino. È già iniziata, non si scappa, una frase del genere me la fa già iniziare all'interno della mia testa. Che cosa è successo? Non si sa esattamente. Mourinho ha avuto una reazione, Mourinho ha spiegato che una reazione del genere non ce l'ha a caso, se succede qualcosa di simile perché qualcosa è accaduto, secondo quindi la ricostruzione di Mourinho, Serra gli avrebbe risposto male, del tipo fatti gli affari tuoi, ti stai rendendo ridicolo, vai a sederti, e quindi Mourinho sarebbe tra virgolette impazzito nei confronti dell'arbitro, che avrebbe chiesto poi al direttore di gara principale di cacciarlo e quindi squalificarlo per la prossima partita e anche quella dopo. Ora vedremo che cosa accadrà. Sinceramente a me di quello che è accaduto in Cremonese-Roma non importa. Mourinho è molto abile, è molto bravo, perché in questo modo che cosa succede? Parlando già della prossima partita, parlando della Juve, come sempre tirando indentro la Juventus al discorso, quando la Juventus non c'entrava assolutamente niente, se Serra è impazzito, è maleducato, è scarso, sono affari di Serra, il fatto che sei nato a Torino non c'entra niente ed è anche un discorso abbastanza arretrato e antiquato nel 2023, ma Mourinho è furbo a utilizzare queste armi, perché ora non si parla più della sconfitta della Roma contro la Cremonese, che era 30 anni e non vinceva in Serie A e vince proprio contro la Roma, non si parla più di questa cosa, si parla di quello che è accaduto tra Mourinho e il quarto uomo, si parla del fatto che Roma-Juve sarà senza Mourinho perché l'arbitro di Torino l'ha buttato fuori. Mourinho è molto bravo in queste cose, per quello che vi dico che Roma-Juve per me è già iniziata. Lo scorso anno non c'era Allegri, ricorderete, c'era Landucci in panchina, Allegri era squalificato, Roma che va subito avanti, Juventus che cerca in qualche modo di recuperare ma perde nel frattempo Federico Chiesa. È la partita in cui Chiesa purtroppo lascia il ginocchio sul prato dell'Olimpico, che da sempre uno stadio un po' ostico. Io ero presente a Roma-Juventus quando vinciamo, segna Demiral, ma poi si rompe anche lui il ginocchio. Nella stessa partita si rompe il ginocchio pure Zaniolo, quindi veramente quel campo è quasi impraticabile, ha fatto tantissimi danni e tanti giocatori della Roma negli ultimi anni hanno subito quel tipo di infortunio pesante alle ginocchia. Però poi quella partita viene risolta, risollevata, in qualche modo una rimonta incredibile. Ricorderete Ragù che salta per aria nello sfondo attaccato alla maglia del Piero per l'esultanza finale al 3-4 segnato da Mattia De Sciglio, l'uomo della provvidenza, l'uomo che non ti aspetti, che va a risolvere quella partita importantissima, anche ai fini della classifica.
perché quel Roma-Juve lì, in quel momento dell'anno lì, è stata la partita che ti ha poi permesso di darti l'idea di arrivare in Champions League. Perché la Juventus in quel momento lì non sapeva se sarebbe poi arrivata in Champions League, e quella vittoria era necessaria. Io guardo la classifica oggi, la Juventus è comunque a meno 10 dal posto relativo alla Champions League, anche con i punti di penalizzazione, e ricorderete le parole di Kiné quando ci fu la prima penalizzazione: la Juventus deve arrivare dopo la Roma perché la pena deve essere afflittiva, quindi nel caso in cui la Juventus dovesse vincere contro la Roma, apriti cielo, perché poi la pena non sarebbe più afflittiva. Quindi che cosa facciamo, cosa succederà poi relativo al discorso stipendi? Questa è un'altra storia che ovviamente siamo pronti a vivere. Però quella partita lì fu molto molto importante. Quest'anno si ribalta, Allegri c'è, Mourinho probabilmente, molto probabilmente a questo punto non ci sarà, poi vedremo che cosa succederà, ma Mourinho si è già, tra virgolette, sacrificato per la causa, ha già messo nel mirino, ha cerchiato di rosso la data di domenica sera, perché Roma-Juve è la partita che si prepara da sola anche, no? Un po' nell'ambiente romano, quindi sicuramente sarà una gara tosta e che ho già stravoglia di continuare a vincere. Ieri su Twitter un ragazzo mi ha detto: se esiste un dio nel calcio, domenica sera a Roma all'Olimpico segna Chiesa. È come non condividere questa cosa. E quindi forza Juve questa sera, forza Juve domenica e forza Juve anche nelle aule dei tribunali, perché c'è da rimettere in piedi una stagione dal punto di vista di una Serie A che ha perso sicuramente interesse da parte dei tifosi juventini, ma che potrebbe regalarci a sorpresa dal 1° di aprile un finale inaspettato in cui la Juve può candidarsi seriamente come squadra dopo Napoli, perché il Napoli ormai è lì, ma come squadra che può prendere il posto più alto dopo gli dei, tra virgolette, che stanno monopolizzando e cannibalizzando il nostro campionato, assolutamente in maniera giusta e legittima, e che ci ha dato anche una bella scorpacciata di gol, una bella lezione tattica e tecnica al Maradona. Purtroppo 5-1 ancora pesante, vediamo di far noi un 5-1 a Roma. Dopo le ultime apparizioni della Juve ci sta anche sperare che possano esserci dei risultati un po' più rotondi, perché dopo la partita col Nantes, come faceva notare Davom, la Juve è stata a segnare di più, e questo deve essere un monito anche per il futuro e sicuramente una linea guida da seguire.